particolare per quanto riguarda la battaglia Notav, quest'opera che, come è stato detto, è ormai in decomposizione e quindi cerchiamo di farla decomporre un po' di più. E questi due giorni ho cercato di arrivare questa sera perché era importante, credo, come hanno fatto in altri modi altri, sottrarre ancora un po' di tempo a quello che loro decidono su di noi, su quello che possiamo fare, e fare di occasioni come queste gesti politici di lotta come abbiamo fatto in tutti questi anni. Non entro nel merito di quello di cui ci accusano perché è poco interessante, ci attaccano perché siamo Notav, ci attaccano per quello che questo movimento ha rappresentato e continua a rappresentare in questo paese e anche in un pezzo d'Europa, quindi credo che dobbiamo essere sereni e andare avanti così, rifiutandoci di accettare le misure che stanno prendendo per noi, ognuno secondo i suoi mezzi, secondo le proprie possibilità, secondo la propria volontà. Personalmente non sono disposto ad accettare degli arresti domiciliari, non sono disposto ad accettare degli arresti domiciliari con le restrizioni che pregiudicano la qualità e la dignità della vita, per cui assumeremo, credo, con altri le conseguenze di questo gesto, perché allora se vogliono arrestarci che ci arrestino, e credo che così questa cosa tra mille altre rinforzerà questo movimento e lo farà andare avanti in un momento particolare in cui credo degli spazi si riaprono e delle complicazioni in più iniziano a avere anche in casa loro, e quindi vogliamo complicargli la vita un po' di più. E quindi a termine di questo corteo mi fermerò alla credenza, non ho voglia di consegnarmi perché non ho voglia di fargli questo favore. Sarò lì quando vorranno venirmi a prendere, mi trovano lì e poi mi porteranno dove decideranno di portarmi. Per chiudere, perché poi si fanno sempre tante belle parole e allora le prendo ad altri, visto che qualcuno a volte scrive bene, meglio di me, un libro che stavo sfogliando oggi pomeriggio, che è stato pubblicato di recente, che due settimane fa è stato presentato qua alla Montagna di Libri, che è un libro secondo me molto bello, importante, che bisognerà tradurre, potrei impegnare così le prossime settimane e mesi, se non potrò fare altro. Si chiama Contrade, storie incrociate della SAD e del Notav, e leggo un pezzo degli estratti della conclusione che dice molto di quello che siamo, di quello che abbiamo fatto e di quello che possiamo ancora fare. Ci credevamo soli, ci attaccavamo con tanta più forza a quel poco di comunità che avevamo davanti, ai soliti problemi di soldi, salute, speranza, qualche scherzo, un look degli ideali, talvolta molto bello, spesso molto triste. Abbiamo scoperto che eravamo numerosi e soprattutto che potevamo essere numerosi insieme, che valeva la pena mettere in gioco la nostra identità per fare circolare ciò che è comune. Abbiamo incontrato tanti mondi, tante passioni, coloro che cercano gli insetti, chi pratica la stregoneria, chi costruisce capanne, quelli e quelli che si entusiasmano per l'elaborazione di strategie giuridiche. Cucinare per 500 coperti, l'orticoltura, il superotto, le onde radio, l'aviazione leggera, l'arte della fronda, tutto il resto. Tutto si ritrova qui senza che abbiamo avuto bisogno di convocarlo. È bastato lasciargli spazio. Ora dobbiamo coltivare la nostra ricchezza di mondi e questa la nostra forza più grande. Qui avere il tempo non significa adagiarsi sugli allori. Le proroghe strappate sono messe a profitto per rinforzare la lotta. Non c'è rottura netta tra momenti di intensità e periodi più calmi. Inventare una vita libera o assediare un cantiere sono altrettanti gesti quotidiani. Quando si è conosciuto il ritmo erratico dei movimenti sociali, si misura la propria fortuna. In questi momenti di intensità si sa dare tutto e cogliere l'opportunità di gettarci anima e corpo nella battaglia
quando le condizioni sono riunite. Qui in più sappiamo che tutto quello che facciamo non cadrà nel vuoto, che non dovremo attendere altri 5-10 anni prima di conoscere un nuovo rapporto di forza a noi favorevole. Lotteremo ancora e ancora, resteremo fedeli al nostro no. Giocheremo a loro sfavore le trappole che ci tendono i nostri nemici. Ci scalderemo intorno a forme nuove. Si possono subire sconfitte, i lavori potranno cominciare, la giustizia reprimerci o convalidare le procedure. Faremo comunque di tutto per strappare l'abbandono del TAV e dell'aeroporto. E poi la nostra vittoria non sarà unica. Ci batteremo per noi e per gli altri e vinceremo qui e altrove. Vinceremo anche contro noi stessi, contro ciò che talvolta fa di noi non molto di più che dei gestori dell'esistente. Vinceremo disputando con le pietre pezzi di territorio alla polizia, gettando lampi di luce negli occhi appassiti dalla vita, producendo il nostro cibo, mettendo in ginocchio un governo, costituendo forze collettive e condividendo un pezzo di mondo con altri esiliati, moltiplicando le comuni libere, partorendo le nostre culture e le nostre storie, gli spazi in cui possono incontrarsi queste 10.000 vittorie sono rari. Il Notav e la ZAD sono tra questi e ne ispirano altri. E questa la loro portata rivoluzionaria. Grazie. Volevo aggiungere solo una cosa. Come ha detto Gianluca, da fine fiaccolata lui sarà in credenza. Nostra intenzione è quella, ecco, di non lasciarlo solo nel momento in cui la polizia verrà a prenderlo. Quindi la